Se volete acquistare crediti, passate da EGVolt, link in descrizione, e utilizzate il codice coupon malati tutto in maiuscolo per avere il 6% di sconto. Sono veloci, sicuri, affidabili ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispo dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Bosingua, nella sua versione International Man of the Match o Classic European International Hero con 83 di rating. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review. Secondo me li raggiungiamo tranquillamente. Partiamo con i pro. Il primo è la velocità, 91 con 89 accelerazione e 91 velocità scatto. È un terzino molto molto veloce e riesce a recuperare qualsiasi tipo di attaccante, anche particolarmente veloci. Altro pro di Walkris è alto alto e devo dire si spinge molto in attacco e rientra molto in difesa grazie anche alla sua velocità. Ultimo pro è la difesa, 80 con 78 intercettazioni, 78 marcature, 83 contrasto, 83 scivolata. Ha una fase difensiva ottima per un terzino. Come contro ho inserito equilibrio, che fa parte del dribbling, 77 con 75 agilità, 73 equilibrio, 74 riflessi, 77 controllo palla e 77 di dribbling. Purtroppo ha un equilibrio deludente perché a volte negli spalla a spalla viene atterrato facilmente. Altro contro è l'aggressività, fa parte del fisico, 78 con 84 resistenza, 76 forza e 75 aggressività. È un giocatore che non dimostra quel 75 in carta e devo dire una forza fisica così e così. Altri valori in carta, tiro 62 con 71 posizionamento, 54 finalizzazione, 73 potenza 0, 75 long shot, 66 tiro a volo, 71 rigori, piede preferito il destro con 4 stelle piede debole. E 4 stelle per me non sono un pro. Ed ha anche un 72 in passaggi con 65 visioni, 76 cross, 74 corti, 74 lunghi, 68 effetto, 60 calci piazzati. Diciamo ha un tiro discreto, un tiro che non è nulla di particolare e passaggi accettabili. È alto 183 cm con colpo di testa 75, 70 elevazione, 72 precisione di testa. Ed ha anche 3 stelle skill. L'ho utilizzato come terzino destro in un 4-1-2-1-2. Alternativa abbiamo Walker, Klein, scusate, ed altri, tra le normali Walker, tra le leggende Zanetti, nella nazione Cedric, nella lega Cavanda, dello stesso livello Walker. Rispetto al base ha un più 25, versione che non ho provato, differenza di prezzo tra International e base di 9.000 crediti circa. Io l'ho pagato 11.250 crediti, un prezzo che non è altino, però vi consiglierei più un Cavanda in quella lega. Dunque stiamo per giungere alla conclusione di questa review, il mio voto finale per questa carta è un 6,5. Come già detto, un terzino sufficiente che non raggiunge secondo me il 7, opterei per Walker perché secondo me è un ottimo terzino. Dunque vi chiedo di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli!